storico della mia città, Lviv, che una volta qua era l'entrata di Galic, una delle tre entrate di città antica, entrata di Galic, Halicka entrata, e questa parte non c'era città, città cominciava da qua, che una volta c'erano muri, e poi c'è lì che possiamo vedere, c'è a sinistra c'è l'arsenale dove ci sono frammenti dei muri che si sono conservati dal giorno d'oggi. Purtroppo non si è conservata l'entrata, non c'è neanche un po', non si vedono solo edifici che sono stati costruiti già nel 1800. Di Sant'Andrea e adesso c'è l'arsenale. Qui vi è l'Istituto Ucraino di Scienza del Restauro che ho appena inquadrato, sempre sul retro della chiesa di Sant'Andrea. Dove potete ammirare dall'esterno una vetrata colorata. Allora, questa è l'entrata di Glignane, il muro con i buchi da dove sparavano i cannoni, anche il ponte che si sollevava. Sì. Ponte levatoio. Sì, ponte levatoio, il muro fortificato con i fori da sparo dove c'erano i cannoni una volta. È la più antica parte della città di Lvov. Come potete vedere, questa chiesa, la chiesa di 1470, la chiesa di Maria Vergine, e c'è la torre che è stata fatta di un mecenato greco dalle sue spese. Questa si chiama Via Ruska, ed è la via più antica che viene dall'arsenale. La città che è a destra, noi entriamo al Kloster Renok, che è proprio il centro della città, che c'è la Diana, la piazza Diana Cacciatrice. Questa è lo Sereno. Qua potete vedere, c'è Leone di San Marco, infatti è stato fatto da un commercialista veneziano che ha costruito un commerciante veneziano che ha costruito questo palazzo, e messo Leone di San Marco. Adesso c'è la memoria, lo stemma, non la stemma.
А це друга карта в тебе, так? Шевченко. Andrea Danilo Corol Danilo c'è scritto.